Ventana! E buonasera e bentornati al TG Onesto, l'unico telegiornale con notizie vere e risposte oneste. Vediamo assieme le notizie dell'ultima settimana. La Lega vuole reintrodurre la leva militare obbligatoria. Pronto un disegno di legge per i giovani dai 18 ai 26 anni. Secca l'analisi di Salvini. Ah, sfigati, beccatevi questa, così imparate a mandarmi le emoticon col pollice in giù durante le mie live su Instagram. Nubifragi su Milano e Monza, allerta rossa per le possibili esondazioni. La regione avverte, evitate spostamenti non necessari. Dura la replica dei cittadini. Grazie al cazzo, stavo giusto pensando di tirare fuori il piroscafo per andare a fare zumba, ma se dite così allora sto a casa. E continuano i blitz degli attivisti sulle spiagge dei VIP. Dopo il Papete, tocca al Twiga, dove gli attivisti hanno protestato per le concessioni scadute e concesse a prezzi troppo bassi. Dura la replica di Daniela Santanché. È assurdo dire che siano economiche. Io ci spesi tutte le monetine che tenevo da parte per i carrelli al supermercato. Ecobonus 2024. Al via dal 3 giugno i nuovi incentivi sulle auto elettriche, con sconti fino a 13.750 euro. Pronta la replica delle case automobilistiche, pronte ad alzare i prezzi fino a 13.750 euro. E prima di proseguire vi ricordiamo di iscrivervi al canale e lasciare un mi piace per essere sempre aggiornati e non perdervi le ultime notizie. E ora andiamo avanti col TG. Esplode la tensione in piazza San Silvestro a Roma, dove tra cori e petardi i tassisti in sciopero hanno paralizzato il centro città protestando ed insultando Uber. Il governo però è tranquillo perché tutto sommato non si è notata alcuna differenza rispetto al normale traffico in orario d'ufficio. Dante offende l'Islam. Per questo due studenti musulmani sono stati esonerati da studiare la Divina Commedia a Treviso. Piccata la replica del medici-ottenne. Il teorema di De L'Hospital mi bullizzava, ma nessuno è intervenuto per difendermi. Se avessi avuto questa possibilità, mi sarei evitato 20 anni di terapie. Ritrovato un dipinto di Caravaggio in una mostra a Madrid. Stava per essere venduto all'asta a poche centinaia di euro. Secco il commento del critico d'arte che ha riconosciuto l'opera. Minchia Johnny! Caravaggio! E questo è tutto per oggi, l'appuntamento è probabilmente per settimana prossima, se ne avrò voglia. Nel dubbio iscrivetevi al canale per non perdervi le ultime notizie. Buona serata!